Isabella, la cronaca oggi si incrocia più volte e in maniera pressoché viscerale con la politica. Allora andiamo subito a Roma, Tempio di Adriano, prima uscita pubblica dei parlamentari del nuovo centrodestra. Vedo già Marisa Dinolfi in compagnia. Buongiorno Marisa. Buongiorno, siamo col ministro Lorenzin. Voi voterete contro la decadenza ma siete a favore del governo, c'è contraddizione in questo? Assolutamente no, noi abbiamo detto fin dall'inizio che ritenevamo ingiusta la sentenza che ha colpito Berlusconi, il quale è vittima da decenni da quella che noi abbiamo definito un uso politico della giustizia. Questo però non significa che il governo debba andare avanti, il governo e il voto che tra l'altro segue ad un voto ad una sentenza della magistratura sono due cose che hanno due iter completamente diversi e distaccati. Una cosa però sicuramente noi la faremo, cercheremo di ristabilire la verità su Silvio Berlusconi in Parlamento utilizzando gli strumenti che la legge ci consente di utilizzare. Oggi qui al Tempio di Adriano vengono presentati i gruppi del nuovo centrodestra, cosa vi aspettate dal discorso di Angelino Alfano? Ma da Angelino Alfano oggi ci aspettiamo un ragionamento sull'organizzazione e sul futuro del partito. Noi stiamo organizzando in queste settimane un viaggio a tappe che ci porterà alla costruzione di una nuova realtà politica, quindi abbiamo il territorio, le adesioni, i giovani, le donne, cioè la società civile, tutto il mondo che sta ruotando anche in modo abbastanza frenetico intorno a noi in questi primi giorni. Prossimo appuntamento importante le europee, perché Alfano la settimana prossima partirà per un viaggio per accreditarsi presso le cancellerie europee. E quello sarà il prossimo appuntamento elettorale, ma prima ce ne saranno molti altri di parimenti importanza che consisteranno proprio nella capacità di questo nuovo partito di incidere nella vita politica del paese con idee, con fatti, con cose concrete che credo che è quello che la gente voglia da noi. Grazie. Ed è tutto. Grazie Marisa, torneremo da te allora più avanti, seguiremo con gli affacci, ribadiamo sì.